a grandissima richiesta è tornata la serie più corrotta di YouTube Italia! Venduto! L'ho sputato addosso, scusa. Ah no, non ci ho fatto... Meno male non ci ho fatto caso. Ci saranno cascati qua, per fortuna, vabbè. Che poi dei tempi, capirà. Che schifo. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Almeno 6.000 mi piace su questo video se volete subito domani stesso l'episodio What's My Value edizione FIFA 21. Quindi ci andiamo a sfidare su Overall. Oggi ovviamente torniamo sul What's My Value. Rapidamente in cosa consiste? In che cosa consiste, ragazzi? A confronto ci sono due calciatori. Dobbiamo capire se il calciatore, quello successivo, diciamo, vale di più o di meno di quello che abbiamo valutato precedentemente. Detto questo, ragazzi miei, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella, ma fate la stessa cosa anche sul nostro secondo canale YouTube, dove stanno uscendo una marea di contenuti fighissimi, non solo su PES e FIFA, ma in generale. Parliamo anche del calcio giocato. Detto questo, lascio a te. Ecco, sempre così mi dice. Vai. Lascio a te. Lascio a te. È una strategia? No. Tanto quello che fa tu, tanto l'hai già chiamati e c'hai l'auricolare e ti dicono tutto quello che... Quindi a prescindere, no? Lui vuole farmi credere che è indifferente. Esatto, esatto. Fai quello che te pare. Pure sì. La Super League turca. Guarda, lo immaginavo. Visto che è tanto che non la facciamo, immaginavo. Vai. Ecco fatto. Ah, non cominci tu? No, comincia tu, vai. Comincio io, vai. Insomma, allora. Jody Lukoki contro Guilherme. Vai. Mi sembra abbastanza semplice. È facile. Ma dai. Io lo sapevo. No, avrei detto semplicemente che è un nome che mi ha rievocato qualcosa. Sì. Riproviamo. Effecando. Più alto. 12 milioni di euro. Solido. E ho vinto, quindi. Poi dice a me. 1-0. Poi dice a me, capito? Poi dice a Joseph è più basso. Grazie a c***o. Quello che non dire le parolacce che ci mettono a vita poi per... Ecco. No, Bengalino vale di meno, 1,2 milioni di euro e siamo a 3. Sto per mettere un record molto importante barra interesse più alto. Mi dà senso, 4,2 milioni di euro, assolutamente. Sì. E Ridvan il Mats è leggermente più basso, infatti vedi, leggermente, 3 volte di meno, sì. Più di 3 volte di meno, questo mi sembra più a... Novikovas. Vabbè, menù. Sì. Questa dai, era per scaldarci. No, hai perso, devi scegliere te. Vai. Questa era per scaldarci, era ragazzi, scaldarci. Perché era tanto che non la facevamo, di conseguenza. Ma io, ma che ne so, ma che te metto? Dai, se andiamo da classico, andiamo da Serie A, dai. Vai. Allora, Osimhen, io Shomurdo, io penso un 49 milioni d'euro fa, più cioè, o meno. Quindi è ti dico più basso, diciamo più basso. L'hai okay, indovinata, ammazza, non l'avrei mai detto. Ok. Perfetto. Sottil, ecco qua già cominciamo. Qui diciamo che potresti cadere in fallo. Ragionaci bene, perché poi se ragionare. Te dico sbrigate, poi mi dici no, ma tanto qua. Allora, qua può essere qualunque di queste tre, perché comunque Sottil è un ragazzo giovane, di prospettiva. Sì. Che si sta mettendo in mostra con il Cagliari adesso. Può valere più di 6 milioni e mezzo di euro? Secondo me sì. Beh, questa come rispondevo cascavo male. Allora, ci ho provato. Quindi ho provato. Uno. Basta che fai due. Stai a farite praticamente. Più alto 36, sì, 36 milioni di euro. E dai, su questa ha detto bene. Quindi hai vinto pure questa. Dai, su, direi identico. Più basso 5 milioni e mezzo di euro. Allora quindi... identico il valore? Dai, quella di prima non la faccio vale, dai. Ma come te pare. Dai, su, queste sono più attendibili. Dai, siamo 1-0 per me. 1-0. Danilo D'Ambrosio più alto. Più alto 10 milioni di euro, va benissimo. Per quanto così. Non sia titolare dell'Inter. Shomurodov l'abbiamo visto adesso, è più basso. No, 6,5 milioni di euro. Vediamo che record riesco a mettere. Questo serate sicuramente, secondo me... identico. Io avrei detto almeno 10 milioni di euro. Identico. Per fortuna che non valeva niente, perché allora prima hai scelto caso, te, adesso scelgo io. E vado... i più preziosi. Vai. No, vado sulla Premier League. Cambiamo. Come seconda sfida, vai. Allora, Kieran, stessa squadra. Sì, contro Thomas Partey. Partey, io mi ricordo, c'aveva un bel valore di mercato. Sì, all'Atletico, mi ricordo, c'aveva un valore molto buono. Beh.
Ok. Io avrei detto 40, sono onesto. Ok, no, ero indeciso se potesse essere sceso, ma okay, non mi aspettavo. Kevin De Bruyne? Direi più alto, 120 bombe. Rotti Cinzia, va benissimo. Poi... ok. Takumi Minamino? Minamino. Direi più basso. Mazza, sono 10. Mazza poco. Pensavo di più, io sinceramente. Pensavo molto di più. Poi, Rodon. Provo più basso, ma secondo me io più il cetriolo, ma lo sai come. Identico. Figurate, identico. Oh, ogni tanto ti dice male pure a te. Ma è la strategia questa oggi? Le fammi vincere così i tuoi sospetti si vanno ad allontanare. Ma no, oggi proprio guarda, fermate. Allora, quanto hai fatto? 3? 3. Saka è più basso. E so 40 bocconottici, 1. 120 contro. Va bene. Dendonker più basso. 32, infatti sapevo che bene o male la valutazione era quella e sono a 2. Mamma mia, Sander più basso, 18 milioni di euro e so 3. Se faccio questo ho vinto? Questo è facile sicuramente. È più alto, ok, quindi siamo 2-0 per me? Ok. Eric Garcia, allora Eric Garcia è più basso, 20 milioni di euro, infatti immaginavo che la valutazione era simile. Ok, Zinchenko, non ne ho idea. Oleksandr, secondo me è leggermente più alto. Identica, io avrei detto più basso, devo essere sincero. Voglio darti, giusto perché di solito facciamo 3 sfide, giusto per non dire ti ho cappottato, oppure per dire ti ho cappottato 3-0, okay. Il terzo e ultimo round. Guarda, facciamo così. Scegli tu. Scelgo io. Se ti batto con un punteggio superiore a 10 punti di distacco, da 10 in su, quindi per dirti io ne azzecco 17 e tu ne fai 7... pareggio, vale tu. Va bene, se no no, vai. Se no, finisci. Allora, scegliete, vai. Quella che volevi fare tu prima. Giocatori più preziosi del mondo. Va benissimo. Ecco fatto. Vai. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. È particolare, eh. Io un'idea ce l'ho. Oddio. Però... oddio. Vai. Io non mi ricordo se vale 30 o 35. Mi ricordo che era già capitato e ci avevo già preso la zeppa con questo. Il bello è che innanzitutto cambiano le valutazioni su Transfer Market da un giorno all'altro, ma poi uno c'ha in mente un'idea e non sempre te la ricordi. Sui calciatori quelli più te li ricordi. Ecco, Guerreiro è uno di quelli. 30 che... o 35. E quindi fai te. Mi ricordavo. Beh, secondo me ci arrivi a 10 di differenza rispetto a me. Ok, sono 2. Non si sa mai, non si sa mai, non si fa mai di. Va bene. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che devo fare almeno 10. Io devo fare 0 però. Fa zero, esatto. Quindi è impossibile. Dire Alexandro. Ok, più basso. Cai, okay, 85 per un attimo. No. De Bruyne, ovviamente, più alto. Eccolo qua, guarda il calciopoli che muove. Oh, state. Sei completamente ribalta, eh. Vabbè, Zaganella tu, che può essere. Più basso, ok. Aubameyang direi che è più alto. Vabbè, te la stanno a regalà. Più alto non de tanto, è calato Aubameyang di valore. Vai. Dove vado qua? Fai te. Thomas Müller. Thomas Müller, se non mi ricordo male, un po' il valore è cominciato a calare. Sai che mi sfugge l'età vale precisa. Vale ancora 40 bombe o ne vale di meno? Io mi sono fatto un'idea. Non posso parlare. Oh, mamma mia. Questo è proprio difficile. Questo è ancora più difficile di quell'altro. Perché un'idea sul Guerreiro ce l'avevo. Su questo non ce l'ho. Non ce l'ho proprio. Vai. Più basso. Sì! Sì, più io basso. Pure avrei detto 100 volte più basso. Ginter, un nome ultimamente alla ribalta. Tutte difficili mi stanno a mettere però. Ginter più alto. Porca 35 paro. Io avrei detto più basso, sono onesto, però comunque avrei sbagliato a prescindere, quindi hai fatto 7. Dai, vediamo se almeno un punto riesco a portarmelo a casa. Va per più alto, 180, 220, e va bene. Toni Kroos è più basso. È più basso. Comunque ancora, il suo cinquantino lo mantiene. Kai Havertz, e questa non è facile.
Cagliazzo. È una situazione particolare. So quanto è stato pagato. Si aspettavano di più dal ragazzo per quello che hanno pagato. Però in teoria la valutazione attuale che ne fa Transfer Market prende in considerazione anche l'attuale prestazione. E quindi? Kai Havertz ne era stato pagato 80. Più o meno. Io ti dico che comunque è almeno 60, dai, la manteno. Ah, è rimasta 80. Mi pare strano. È rimasta bella alta. Dembélé è più basso, la metà. Direi. Avrei detto sui 35. Alisson è più alta, 80. Stiamo senza parlando. Proprio. Quello che l'hanno pagato a noi o de meno? No, poco de meno. Poco de meno. Maguire è uno dei difensori più... È attualmente il difensore più costato in Premier? Mi ricordo bene? Mi sembra di sì. Sì, perché uno ha superato l'altro, poi l'altro, poi l'altro. Però sai, faccio fatica a dire che vale 80. Sarà identico. Però identico non me la sento di dirlo. Più alto? A me mi sembra un po' troppo. Io dico più basso. Mazza quanto è calato di valutazione di mercato. Era stato pagato tanto. Ronaldo no, 60? 60, sì. Va benissimo. Sempre non 60. Cala mai di valutazione di calcio mercato. Mi hai pareggiato, se azzecchi questa, mi batti, mi fai il cappotto. Questa è facilissima. No, secondo me non è facilissima. È perché Haaland è facilissima. Non facile, è facilissima. Secondo me Haaland vale un po' di meno di Ronaldo. Tu dici è facilissima, tu dici alto a prescindere. Io però sai che ho i miei dubbi. Io dico più alto. E te posso dire forse neanche di poco. 70? Vabbè, ci provo. 100! Avevo visto. 100. Avevo visto. Kramaric è più basso, quindi... Ah no, più alto? Ti ho fatto cappotto. Ma hai fatto cappotto sta partita, aspetta, sì. Aspetta, Neres... David Neres, io mi ricordo, intorno alla trentina, ma forse deve mettere leggermente più alto. Leggermente più. Io avrei messo più alto. Ma ha detto male sta giro. L'ha fatto apposta così, no. Alla prossima. Sì, te conosci. Dai, mi sono capitato toste su. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i canali. Profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione. Contenuti consigliati. Se volete What's My Value FIFA 21 Edition, tantissimi mi piace. E arriverà direttamente domani. Se lascerete almeno, non dico tanto, 5-6 mila mi piace. Alla prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao. Ciao, regà.